Era stato trasformato in una centrale di spaccio il parco Miralfiore di Pesaro, dove nella notte tra venerdì e sabato scorsi è scattata una maxi retata della polizia. L'hanno chiamata Operazione 100 Fiori, l'indagine partita nell'estate di 2 anni fa, che ha visto la questura disporre servizi straordinari di controllo, eseguiti in maniera coordinata dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale. Un'indagine diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha portato alla custodia cautelare di 19 persone per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio si tratta di 13 arresti e di 6 divieti di dimora a Pesaro, a finire nei guai tutti giovani nigeriani eccetto una donna del Centro America. Ed è stato necessario, per poter ottenere delle misure cautelari, documentare una serie infinita di spacci che poi alla fine sono confluiti in circa 500 e oltre capi di imputazione, per poter suffragare un'ipotesi aggravata, perché il cosiddetto piccolo spaccio previsto dall'articolo 73,5 non consentiva l'applicazione di una misura della custodia cautelare in carcere. Le sostanze nel parco tendenzialmente arrivano, cioè le sostanze in città arrivano tendenzialmente in questa indagine con dei soggetti stranieri, cosiddetti ovulatori, che ingerivano ovuli contenenti sostanza stupefacente, se ne liberavano poi in città e gli ovuli venivano distribuiti ai vari pusher, alcuni dei quali li nascondevano anche all'interno del parco Miralfiore per non portarli nelle loro dimore. Tenete presente che la gran parte delle persone individuate, che sono state anche colpite da misura cautelare, non avevano una stabile dimora e dormivano in posti di fortuna, e alcuni di questi abbiamo anche rintracciati proprio all'interno di case abbandonate come scelta di vita. Gli spacciatori arrivavano ad incassare anche 800 euro al giorno e vendevano droga quotidianamente a una quarantina di persone, non solo nel parco ma anche nelle zone limitrofe come alla stazione ferroviaria. L'operazione continua, ha assicurato il dirigente della squadra mobile, perché la domanda dei tossicodipendenti, ha precisato, è sempre attiva e ci saranno sempre dei nuovi fornitori di droga che vanno intercettati e disincentivati con azioni di contrasto. Preoccupa anche l'età dei consumatori. Perché abbiamo persone ultra cinquantenni, è il caso ad esempio di qualche eroinomane che diciamo si è stabilizzato nella propria tossicodipendenza e che quindi ogni tanto va, sì, anche giornalmente, si prende la sua dose, e mantenendo una vita sociale comunque sia, lavorando, e una vita diciamo tra virgolette regolare, ma abbiamo purtroppo riscontrato anche in alcuni casi dei giovanissimi che, attratti dalla voglia di fare esperienza, si recano al parco Miralfiore per cercare droghe, cocaina, eroina, e su quest'ultima sostanza stupefacente. E si pensa sempre allo stereotipo del tossicodipendente che se le iniette, in realtà è un grido d'allarme, bisogna lanciarlo, perché anche nei giovanissimi sta riprendendo piedi l'assunzione di eroina attraverso il fumo. L'operazione è stata definita straordinaria da Ricci e Belloni, che hanno ringraziato il questore Clemente, la sua squadra e tutte le forze dell'ordine che hanno collaborato. Il parco, hanno detto, oggi è più bello e sicuro, strategica anche la manutenzione del verde con il taglio del sottobosco sul lato di via Cimarosa, ferrovia e via Solferino. E il parco è stato oggetto di liti tra bande, anche molto aggressive, con l'utilizzo di armi bianche, proprio in relazione anche a episodi appunto connessi all'assunzione delle sostanze stupefacenti. Quindi andare a contrastare lo spaccio all'interno del parco Miralfiore vuol dire anche consentire una fruibilità serena del parco.